Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovissimo episodio di The Sims. Come prima cosa, oggi voglio passare alla famiglia di Giorgia, visto che nello scorso episodio è arrivato il bebè. Giocando con Jessica non ho potuto assistere al parto di Giorgia, quindi il bimbo è nato, è un maschietto. Prima però vi faccio vedere il look che ho cambiato a Marco. Ed eccolo qui, praticamente a Marco ho cambiato veramente pochissime cose, soltanto i vestiti e i capelli. Il viso l'ho lasciato tale quale, non ho modificato assolutamente niente. Look quotidiano, questo, maglietta maniche corte, pantaloncini corti e all star. Look formale, questo, camicia con il papillon, pantaloni e ancora all star. Poi look sportivo, questo, sul tono del rosso, tutto in coordinato, molto molto carino. Poi look da notte, questo qua, maglietta di topolino e in mutande, visto che fa caldissimo, siamo in estate. Poi look da festa, questo qui, anche questo mi piace molto. Scarpe, maglietta bianca, poi pantaloni verde acqua e costumi da bagno, questo molto semplice, tipo di jeans, così. Questi sono i look di Marco. È nato appunto il fratellino, che è un maschietto, si chiama Simone, però ha preso il cognome della mamma, dovrò quindi modificarlo quando diventerà un bebè. Adesso andiamo subito però a giocare e pensavo inizialmente di giocare con questa famiglia. Che ne dite? Visto che non ho mai giocato con loro in un video, facciamolo dai! E quindi giochiamo con la famiglia Black. Giochiamo con Giorgia. Ed eccoci qua, sono ancora in vacanza, tutti. Il servizio di babysitting si sta prendendo cura di Simone, mentre i tuoi sim sono in vacanza, buon divertimento. Il nome Simone è arrivato così, a caso l'ha generato il computer, però devo dire che non è male, quindi lo lascio. Un giocattolo mancante, stavo pensando, uno dei miei giocattoli preferiti non riesco a trovarlo, un po' come era successo a Emma. Inizio a rattristarmi e a sentirne la mancanza, continuo a cercare, gioca con un altro giocattolo. Facciamo con Emma, abbiamo fatto continua a cercare, con lui facciamo gioca con un altro giocattolo. Grazie ai consigli Derek ha consigliato Marco influenzandone i valori caratteriali. Ok, abbiamo Giorgia che è in bagno ed è molto molto flirtante. È pettegolezzo piccante, appena sentito una voce scandalosa ed eccitante e arredamento gradevole. Ok, fai una doccia fredda, perfetto, fai una doccia fredda, è diventata magra in un colpo, le belle cose di The Sims. Poi intanto che Giorgia fa la doccia, vediamo cosa stanno facendo. Ok, loro stanno ancora ballando, vi ricordate che li avevamo lasciati con il ballo scatenati, adesso è arrivato anche Derek, anche Mark. Derek è diventato un buon amico di Marco. Sì, gioco veramente poco con loro, quindi non so bene le varie interazioni, i vari legami che hanno con gli altri personaggi, perché veramente ci gioco pochissimo. Quindi stanno ballando tutti, manca soltanto Jessica, chissà dov'è. Non voglio unire le due famiglie perché alcuni di voi mi hanno detto: Giada, unisci le famiglie così quando sono tutti in vacanza riesci a gestirli tutti insieme. Non lo voglio fare perché comunque si tratta solo di qualche episodio e quindi lasciamo così, gestisco una famiglia per volta. Raggiunto il livello 2 dell'abilità di ballo di Derek, ora Derek può discutere delle tecniche di ballo con altri sim. Ok, Simone mi hanno detto che è con la babysitter, c'è qua Emma, Giorgia, magari chiacchiera un po' con Emma. Parla dei sogni, descrivi la nuova idea, parla dei sogni, racconta una barzelletta di Natale. Ok, Emma nel frattempo sta riordinando, brava Emma. Loro continuano a ballare, ok, e Jessica starà ancora dormendo. Vi ricordate che l'avevamo lasciata nel letto a dormire? Allora abbiamo qui Tommy, ma non c'è Jessica. Chissà dove è finita. Jessica magari è in giardino, vediamo. No, non c'è. Va bene, non c'è Jessica. Ok. Detto questo, direi Derek. Chiacchiera un po' con... che è scappato con... Mark, vediamo. Invita Mark, balla. Aiuta a recuperare una cattiva relazione, chiama da te. Impara a conoscere... E poi facciamo altre scelte amichevole
Facciamo chiedi della carriera, vediamo. Eccoli qui. Ci sono tra l'altro un sacco di insetti, di zanzare in questo posto. Poi voglio anche mandarli tutti in tenda perché ho messo un po' di tende qua e là in questo quartiere, diciamo, e quindi voglio mandarli tutti in tenda. Ed Eric ha scoperto i seguenti tratti di Mark, ordinato. Ok, poi che altro possiamo fare? Derek ha appreso che Mark è un uomo d'affari presto sfrutta, truffa e bracca SPA. Discuti degli interessi, poi facciamo complimento sincero, facciamoli conoscere un po' meglio loro. E poi un'ultima cosa, vediamo, altre scelte, buffo, fai un'imitazione. Invece tu, Marco, vieni qua e parla dell'animale preferito e poi facciamo entusiasmati per i dolci. E con il papà, invece, che sembra un giovanotto con questi capelli tutti davanti con questo ciuffo, facciamo altre scelte. Amichevole, abbraccia. E poi gioca anche tu, partecipa alla partita. Eccolo qua, Marco, che chiede un abbraccio al papà. Perfetto. Ottimo. E tutte le donzelle invece dove sono? Tutte le femminucce. Giorgia è qua che sta ballando, sta ancora ballando. Ok, ma non c'è Jessica, chissà dov'è, è sparita, è completamente sparita. Ok, adesso sta dormendo. Perfetto. Facciamo una cosa, che ore sono? Le 17. Giorgia, prepara qualcosa, una merenda, qualcosa, vediamo. E servi la cena. Dai, servi la cena e facciamo tacos di pesce, maccheroni e formaggio, formaggio grigliato. Facciamo tacos di pesce. Ottimo. Vediamo se se la cava in cucina lei oppure no, vediamo. Brava. Sì, non è al massimo la sua abilità di cucina, vediamo. Cucina 2, proprio bassa, bassa, bassa. Dai che così fai un po' di pratica, taglia i pomodori. Non far bruciare qua, anche qua per favore, visto che l'altra volta l'incendio l'ha causato lei. Bene, chiama tutti a tavola a questo punto, chiama a tavola. È molto bella lei comunque, veramente molto bella, mi piace molto. Ecco qua, è arrivato. No, ma vieni qua a mangiare però, siediti. Sedetevi tutti qui. Anche tu, Marco, siediti, anche tu, Derek. Siediti. Bene. Ah, lui sta ancora giocando, basta, dai, vai dentro. Derek dov'è? È qua, sta prendendo anche lui da mangiare, ma sedetevi, non mangiate in piedi. Che tipi? Racconta una barzelletta rivoltante, facciamo chiacchierare un po', Marco e Tommy. E poi gioca di fantasia, vediamo. Raggiunto il livello 4 di abilità sociale per Marco, bene. Eccoli qua, i due cuginetti, coetanei praticamente. Cosa c'è? Un'ultima cosa e poi passiamo alla famiglia di Jessica e andiamo tutti in tenda. Parla della scuola e poi facciamo altre scelte. Perfido, vediamo. Urla parole proibite a Tommaso. Insulta. Malizia. Invita ad una festa finta, giocherella, vediamo. Si spintonano. Ah, ok, però niente di troppo cattivo. Malizia. Ingana dando la scossa della mano. Vediamo. Che carini che sono, però. Però no, non ci resta troppo male. Ok, niente, passiamo quindi alla famiglia di Jessica adesso.
e mandiamo tutti in tenda e vi faccio vedere come ho sistemato quella zona che mi piace molto. E quindi adesso giochiamo con Jessica, Mark, Tommaso o Emma, dai con Jessica. Ed eccoci qua, siamo in ritiro in riva al lago. Il miglior vuoto mostro. Scuola ha litigato con qualcuno parlando di quale fosse il vuoto mostro più potente. Io dicevo che era l'articorno, mentre l'altro continuava a dire il Swintor. Chi ha ragione? L'articorno, naturalmente, o hanno la stessa potenza? Influenza la risoluzione dei conflitti. Facciamo, hanno la stessa potenza. E la risoluzione dei conflitti aumenta, il controllo emotivo diminuisce. Ok, comunque siamo in... Anzi, l'unica è Jessica che è rimasta qua. Vediamo se è proprio qui in... Ah no, che non è... Non è in campeggio, ma è qua a casa. Quindi adesso la mandiamo a dormire. Questa è la casa. No, non è questa. Vai a casa, vai all'alloggio. Dov'è Jessica, tra l'altro? Eccola qua. Ha cambiato anche la sua uniforme. Si è vestita in questo modo da sola. Vai. Brava. Sono tutti a dormire, praticamente. Tutti i bimbi sono a letto. Quindi anche tu, Jessica, vai a dormire. Poi domani andiamo tutti in campeggio. C'era Giorgia che stava dormendo nel letto di Mark e di Jessica. Chissà perché, anche tu Jessica vieni a letto, dormi, che l'hai già reclamato. Perfetto. Stanno appunto dormendo tutti, tranne Giorgia. Vai a dormire da qualche parte. Vediamo se trovo il letto, perché sta dormendo qua anche Emma. Tommy sta dormendo. Dov'è Tommy? Eccolo qui. A Tommy sta dormendo con Marco. Perfetto, stanno dormendo tutti, benissimo. Alt, è arrivata una notifica dedicata a Emma. Emma sta attraversando una fase. Metterà le mani su uno strumento ogni volta che ne avrà occasione. Urlerà spesso e alzerà al massimo il volume di tutte le radio. Che è successo, Emma? Che è successo, Topina? No, che è successo? Vieni qua, altre scelte, genitorialità, aiuta con i bisogni, incoraggia a trattenere la vescica, no vabbè, infondi nuova energia, vediamo. Ok, bene. Mamma, esci per favore, che devo andare in bagno. E poi fai il bagno con la schiuma. Che ne hai proprio bisogno. Vieni qui a farti una bella doccia. Ok, brava. Nel frattempo sono diventati biondi i capelli, chissà perché. Eccola che si sta facendo il bagno. E abbiamo invece Jessica che sta ascoltando la radio alle 5:50 del mattino. Va bene. Poi, già che ci sei, visto che hai un po' di fame, prepara la colazione. Servi la colazione, facciamo frittelle. È strapazzata da colazione. Facciamo strapazzata da colazione, vediamo cos'è. E poi qua ripulisci che è andato tutto. Ripulisci, è andato tutto a male. Brava Jessica. Lei è molto brava a cucinare, la sua abilità è abbastanza alta. Cucina, alta cucina 3, quindi il livello cucina l'ha proprio completato al massimo. Adesso è passata ad alta cucina. A disagio per l'ambiente sgradevole. Adesso ti faccio sistemare. Jessica fa questo. Emma è ancora a disagio, però si sta lavando. Perfetto. E Mark cos'ha invece? Ha bisogno di andare in bagno. E vai, vai, vai da solo. Bravo. Poi chiama tutti a tavola. Chiama a tavola, poi andiamo tutti in tenda, che sono troppo curiosa di vedere come si comportano, perché ancora non ho giocato con loro in tenda, ho soltanto sistemato il campeggio. Io non capisco perché non si siedono mai quando mangiano, ma mangiano sempre in piedi nella maggior parte dei casi. Vabbè, comunque Mark inizierà a lavorare fra circa un'ora. Vabbè, rivela l'invenzione brillante. E poi facciamo, lamentati dei genitori, fai un'imitazione. Ma Jessica dove è andata? A lei piace un sacco girare per lustrare tutta la zona. Eccola qua, dove sta andando.
Aspetta il turno, cioè seguiamola che sono curiosa di vedere dove sta andando. È qui con Giorgia, anche Giorgia è qui. Ah, in bagno, ok. A questo punto però direi tesa, oddio, perché sei tesa? Perché sei tesa? Odio orso, nessun si mamma trovarsi vicino ad animali mortali, ma quest'orso sembra più fastidioso che minaccioso. Ok. E tra l'altro ha anche lasciato un bel po' di sporco. Mamma mia, quanti insetti che ci sono. Non è che si prenderà qualcosa anche lei? Comunque, dicevo, dal telefono lei può fare annunciare l'apparizione presso Ritiro in Riva al Lago. Facciamoglielo fare così ottiene un po' di follower. Ok, e prendi le ferie pagate, chiama per prendere un giorno di malattia, ok. Jessica ha guadagnato 80.000 follower, mamma mia, però tantissimi. Venite tutti qui, visita. Visita con Emma, Derek, Marco, Giorgia, Tommaso e manca Mark. Andiamo tutti insieme. Ed eccoci qua, arrivati in campeggio. C'è Emma che è... Ah, è giocosa, ok. La vacanza sta per finire, sì, lo so, però avete ancora un giorno, quindi oggi lo dedichiamo completamente a questa vacanza, a questa giornata in campeggio. Lo vi faccio vedere velocemente come l'ho sistemato. Ho messo un bagno, questo qui, poi due tende, una bianca e una rosa. Ci sono dei tavolini dove poter mangiare, poi c'è questo fuoco, roccia del fuoco, e questo fuoco da campeggio arrostisce tosta, dove possono sedersi intorno e cucinare qualcosa, arrostire qualcosa. E poi ho messo anche questo tappeto dove possono sedersi e chiacchierare insieme. E poi una piscina, ho messo una piccola piscina qua, vediamo cosa combinano. E nuota giocosamente, nuota qui insieme, vediamo cosa fanno. Poi cosa possiamo fare in piscina oltre a nuotare? Mi sa niente di più. Esatto, perché non c'è uno scivolo, non c'è un trampolino, non c'è niente. Qua invece cosa possiamo fare? Mega frigo. Siediti e chiacchiera qui, prendi una bevanda. Succo. Sì, sono le 10:30 del mattino, il succo può anche andare bene. Ma invece Tommy dov'è? Ah, ok, eccolo qua. Non l'avevo visto, manca allora Jessica che è... Che è qui. Ok, ma può andare in bagno lei da qui? Blocca la porta per... Ma forse non possono neanche entrare però, perché ho messo i muri. Ma forse non possono utilizzare il bagno allora. Mi sa di no. Qua invece cosa possono fare? Fai un pisolino, rilassati, leggi. Sì, proviamo. Vediamo cosa fa. Che sta arrivando. Che bella questa tenda. Ok, entra e legge. Dopo cosa può fare? Rilassati, anche ci sta. Fai un pisolino. Mark invece è qua disteso sull'erba. Emma, scegli abiti e rilassati. Vai qua in tenda, nella tenda rosa, a rilassarti un po'. E poi, Tommy dov'è? Dove stai andando? Vabbè, ma appunto è in tenda. Giorgia non c'è, Jessica in tenda e Mark invece è... Dove sta andando? Ah, Com'è? ok. Su, su! È venuto qui e lui è Su, un anziano. Ok. E propone un piano folle. Impara a conoscere, parla dei sogni. Chiedi informazioni sul campeggio, vediamo. Genja! Braship Sawarski Kaluv! Farm! Comunque questa Sydney! espansione devo dire che Yesui! mi sta piacendo molto. Liliana! È bello poter mandare tutti i sim in vacanza.
E poi questa idea del campeggio è veramente molto interessante, carina, diversa dal solito. Il campeggio comprende un bagno pubblico per le tue pause di alleggerimento, i tuoi bisogni di igiene. È anche un ritrovo popolare per gli insetti. Consideralo un avvertimento. Infatti Jessica si è ben accorta di questa cosa quando è andata in bagno prima. Ok, grazie. Poi cosa possiamo fare? Chiediti di fare aromazia, prenditi gioco dei babbè aziendali. E buffo. Imita il capo, vediamo. Ok, lo sta facendo adesso. E poi facciamo Allegra. Già è contento, già sta ridendo. Mark, vieni qui e cucina qualcosa. Griglia, pollo grigliato, wow. Frutto grigliato, hamburger, hamburger vegetariano. Facciamo pollo grigliato, che ci sta tantissimo, secondo me, in campeggio. Eccolo che sta arrivando in corsa, perfetto. Pollo grigliato per tutti. Sembra anche molto buono. L'abilità di cucina di Mark, a che punto è arrivata invece? Anche lui ha alta cucina. Bene, sono bravi entrambi loro. Jessica ha guadagnato 624 simelon, bene. Un po' di sale, un po' di pepe per saporire. E voilà, sono pronti. Ottimo, così a caso per terra va bene. E non c'è chiama a tavola, prendi una porzione. Ed eccoli qua, tutti a tavola, stanno mangiando tutti il pollo grigliato, la qualità è eccellente, peccato però che ci sono un po' di insetti qua e là, guardate che li scaccia anche Tommy. Vediamo se Mark prende un'altra porzione, bravo, vieni qui. Ha finito anche Emma e anche Emma mi sa che sta andando a prendere un'altra porzione. Ah no, ah sì, ok. Mark, perché ti sei messo di là? Vieni qua, no? Là da solo. Emma ha bisogno poi di andare in bagno, ok. Fatemi sapere se vi piace come ho sistemato questa zona da campeggio. A me piace veramente molto. Ed eccoli qua tutti insieme che fanno, che pranzano, un po' in ritardo perché sono quasi le 5 del pomeriggio. E fra poco la loro vacanza sta per terminare, manca poco ormai, manca veramente poco. E Jessica è annoiata, curiosità per i club, tanto lavoro e niente raduni, sono per Jessica De Angelis noiosi infortuni, perché lei fa parte di un club, se non ricordo male, creme della creme, al quale però non abbiamo praticamente mai partecipato. Intanto Tommy sta fantasticando un sacco. Il festival delle spezie è in città, lo faremo la prossima volta, adesso siamo in vacanza. Ma invece cosa si può fare? Combina un pasticcio, vai qui insieme, osserva. Questo invece, utensili essenziali, quindi anche qua solo osserva. Ok. Emma, vieni qui anche tu. Complimento sincero. Stanno chiacchierando bene. Para di giocare. Li abbraccio affettuosamente e poi facciamo altre scelte. Malizia diventa partner criminale, vediamo. Diventate migliori amici per sempre, sì, facciamolo. Tra l'altro la vacanza sta per finire, ormai mancano poche ore. Tommaso Parisi e Emma Parisi stanno diventando migliori amici per sempre, fratelli e anche grandissimi amici. Che stupidi che sono, che faccine che fanno. Riferimento alla cultura pop. Poi altre gioca di fantasia. Sì, gioca di fantasia, vediamo. Si stanno divertendo un sacco. Che carini che sono. Jessica invece è imbarazzata. Oddio, cos'è successo, Jessica? Imbarazzata, incontro imbarazzante, aia, dove posso nascondermi? La conversazione è stata imbarazzante. Ok, con chi si è imbarazzata non si sa. Comunque adesso sta andando, qua si sta sedendo qua da sola perché è veramente imbarazzata e adesso si addormenta. Bene,
Ok, dai, io direi che questo episodio può anche terminare qua. Vediamo dove sono tutti gli altri e poi chiudiamo l'episodio. Aiuto? Abbiamo... Perché state dormendo così a caso qua? Emma sta dormendo sulla panchina, Jessica sta dormendo sulla panchina, abbiamo Mark che sta adesso andando, spero, al campeggio, spero. E invece Tommy dov'è? Oddio, quanti insetti! Scappa Tommy, scappa, vai a casa! Niente, dai, chiudiamo qui l'episodio. Io spero che anche questo, come sempre, vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!